Mistralvecchi, siamo alla vigilia della partita con la Triestina, un'altra partita importante la squadra in settimana come si è preparata? Mm, abbiamo fatto delle, dei buoni allenamenti, e siamo in un, in un momento positivo, in un trend positivo: i ragazzi eh, stanno bene, ma anche, anche Petrella, contiamo di recuperarlo almeno per la panchina, per cui al di là di, di finche, di crocchianti e della squalifica di Gerardi siamo, siamo tutti pronti. Avverti la tensione positiva come sempre? Sì, ma c'è la voglia di continuare a far bene, il gruppo sta acquisendo sicurezza, sta acquisendo fiducia e convinzione che se in campo facciamo quello che sappiamo fare possiamo mettere in difficoltà tutti e ci proveremo anche contro la Triestina che... Non dimentichiamo che è partita con i favori del pronostico ed ha conservato gran parte del gruppo della scorsa stagione che ha sfiorato la promozione, per cui è una squadra che ha dei valori, dei valori importanti, per cui per noi non sarà sicuramente una partita semplice, però con le nostre armi abbiamo dimostrato di poter far bene. Quali sono secondo lei i punti di forza particolari della Triestina? Ma ne ha tanti, è una squadra forte, ha qualità e forza ovunque. Di certo ha un parco attaccanti di primo ordine e, a mio avviso, anche una difesa solida perché comunque ha mantenuto la struttura della scorsa stagione e quindi sono giocatori che giocano assieme da tempo. E i punti di forza del suo Sul ma è la nostra volontà e lo spirito che stiamo mettendo in questo momento in ogni allenamento, che poi si traduce nella, nella, prestazione, durante, nella prestazione della partita, e per fortuna anche ultimamente nei risultati. Per cui la nostra forza è indubbiamente il gruppo, è riuscire ad, a, ad avere risorse da tutti e spesso e volentieri, soprattutto anche chi entra, risulta essere determinante. Ha già in mente l'udici di partenza di domenica? Ma a grandi linee sì, però c'è ancora qualche dubbio e in questi ultimi due allenamenti vediamo di chiarirci le idee però chiaramente è una squadra che sta facendo bene e non cambieremo molto. Non guardiamo la classifica ma diciamo semplicemente che è corta. Sì, l'abbiamo no, eh, sempre detto e l'ho detto anche eh, l'altro giorno dopo la partita. Eh, stiamo facendo una, una serie di risultati straordinari, una media, una media punti incredibile. E eh, questo campionato lo stanno facendo tutti: eh, uh -huh. tutti tante squadre, quelle 5-6 che sono lì davanti con noi nel giro di 3-4 punti. Eh, stanno facendo tutti un campionato incredibile dal punto di vista. Della media punti, delle vittorie, per cui eh, bisogna cercare di continuare così, eh, anche se chiaramente non sarà semplice, e la vedo difficile che tutte queste squadre fino alla fine riusciranno a mantenere questo passo.